Per avere carte fortissime su FIFA 17 uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri EG Vault. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su EG Vault, la vecchiaccia ti ringrazierà. E alla fine Leonardo se n'è andato. Se n'è andato come se ne sono andati tanti, ma se n'è andato in silenzio. In silenzio più totale, nell'indifferenza. È forse questo che mi ha fatto più male in assoluto. Se volete sapere come la penso, qui sopra nelle schede trovate il video di ieri, quando ancora non era ufficiale. Ho deciso comunque che l'argomento per me è chiuso, perché comunque Bonucci in questo momento è un nuovo giocatore del Milan, non è più un giocatore della Juventus, e devo pensare ad andare avanti, semplicemente. E la cosa che fa ancora più male, in realtà, di tutta questa storia, è che stanno venendo fuori sempre più particolari che confermano la mia versione, quella che avevo detto ieri, nel video di ieri, alla quale non volevo credere inizialmente, ma che oltre ad essere la più logica è quasi confermata nella totalità. Stanno uscendo anche degli audio abbastanza pesanti, chi su Facebook e in qualche gruppo juventino probabilmente li ha già sentiti, e mi dispiace in realtà parlare ancora una volta della Juve, ma questa settimana è stata veramente intensa. Si potrebbe parlare anche del Milan, perché oltre a Bonucci si è preso anche Biglia e ha fatto un altro colpo fantastico per quanto mi riguarda, perché chi mi segue da tanti anni sa che Biglia era un giocatore che avrei voluto benissimo nella mia Juventus, perché secondo me è in grado di gestire il gioco come pochi altri. In Italia probabilmente in questo momento è il più bravo a far gioco e con Biglia e Bonucci ricreano un po' quell'asse contiana quando c'era ancora Pirlo in bianco e nero. Però in questo momento parlare del Milan mi fa male, quindi voglio parlare della Juve, e dopo questa prima settimana di questi video sono anche abbastanza soddisfatto. Mi chiedo scusa se chiudo gli occhi, ma c'è il sole che mi dà un fastidio bestia, sto cercando un modo per evitarlo clamorosamente. E vi ringrazio anche soprattutto per i tanti like, per le tante visualizzazioni che stanno avendo questi video, perché si vede che vi piacciono, che sono leggeri. Oggi vorrei proporvi un ragionamento, perché secondo me la Juventus in questo momento non ha bisogno di andare a reinvestire in un centrale, perché è andato Bonucci, rimangono comunque quattro centrali difensivi di alto livello in rosa, ovviamente Chiellini, Barzagli, Benatia e Rugani. Quindi la BBC è salva sostituendo Bonucci con Benatia. Non vi preoccupate, la BBC è ancora viva. Cazzate a parte, perché questa è veramente una cavolata a livelli atomici. Credo che 4 per 2 posti siano sufficienti. Già quest'anno comunque Benatia e Rugani non hanno giocato tantissimo, perché a disposizione del mister c'erano tantissimi centrali di difesa. Sarà da andare a investire in un terzino di destra, ma questo lo dico da tanto, probabilmente De Sciglio, perché sennò non mi spiego un intrigo così alto con il Milan per Bonucci. E quindi spero e credo che De Sciglio arriverà a Torino a prezzo proprio di saldo, quasi di saldo, perché il Milan probabilmente da questa valutazione di 42 milioni per Bonucci qualcosina ci deve, e penso che anche i tifosi milanisti siano d'accordo, perché per Bonucci è un prezzo veramente basso, o comunque non competitivo, cioè un prezzo quasi di saldo. Ma la Juve deve reinvestire tutti quei soldi in un centrocampista di qualità, e anche qua è una vita che lo dico, e finalmente potrebbe succedere davvero questa cosa. I sogni, come leggete dal titolo, sono sempre quelli, Kroos e Modric, e anche questa è una cosa che vado a dire da una vita. E probabilmente se mi aveste ascoltato lì a Torino la dirigenza non avremmo perso la finale di Champions, perché l'abbiamo persa proprio a centrocampo, l'abbiamo persa a centrocampo contro Real Madrid, dei palleggiatori Kroos e Modric e del legnatore Casemiro, che addirittura si è tolto lo sfizio di fare un gol incredibile fuori area al volo. Fatto sta che penso che quello sia il modello per trionfare in Europa, il 4-3-3, dato che è il modulo che sta vincendo da praticamente più stagioni. Va bene il 4-2-3-1, adesso l'evoluzione successiva deve essere questa, quindi abbinare la potenza esplosiva di un attacco di dribbling, velocità e tecnica, e in questo momento siamo perfetti con Douglas Costa, Dybala, Higuain, volendo Cuadrado, Piazza, sta per arrivare Bernardeschi, chissà, Schick e Mandzukic. Quindi credo che l'attacco della Juve sia perfetto per un 4-3-3 o comunque per un 4-2-3-1, ma io andrei a fare un 4-3-3 magari ad albero di Natale, volendo, quindi con Dybala e Douglas Costa molto più vicini a Higuain. E a centrocampo serve qualcuno che dia equilibrio, e credo che Marchisio sia il personaggio giusto da mettere davanti alla difesa per dare sia la geometria ma sia la fisicità. Penso che Marchisio sia il profilo estremamente perfetto, speriamo che si sia ripreso abbastanza bene, e due mezze ali in grado di abbinare tecnica e palleggio, e credo che uno sia Pjanic, e ce l'abbiamo già in rosa ovviamente, e l'altro deve essere un top player, quindi magari Kroos e Modric, magari presentarsi a Madrid con un'offerta 50, 60, 70, 100 milioni, quelli che sono, anche se è difficile perché comunque le grandi squadre, i giocatori forti forti non le cedono, ma bisogna provarci, perché comunque la Juve è quasi in rifondazione, deve comunque ripartire quasi da zero anche sotto il profilo tecnico e di leadership,
perché Bonucci era una personalità forte nello spogliatoio e quindi qualcuno di forte forte va preso. Sono più probabili Matic, che potrebbe essere lui quello davanti alla difesa con Marchisio dirottato a fare la mezzala insieme a Khedira. C'è Matuidi, che è in uscita dal PSG, c'è Emre Can, ma sono nomi che non mi accende la fantasia. Secondo me la Juve, per tornare competitiva e per poter puntare seriamente questa volta alla Champions League, deve andare su quei due profili lì. Neanche Verratti, proprio uno tra Modric e Kroos. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e lasciate tanti pugni di pollice.